Questo è il vero paradiso in terra, forse. È stata la prima esclamazione di Raffaele Clemente, neoquestore della provincia di Pesaro Urbino, che si è insediato questa mattina dopo che Michele Todisco ha lasciato l'incarico in vista del suo collocamento in quiescenza. Sensazioni che è un posto bellissimo. È una realtà piccola a misura d'uomo, ma ricca, piena di gente che lavora, che si sposta per lavoro. Questa è una cosa che mi ha colpito immediatamente. Clemente, 61 anni, originario della provincia di Caserta, nel corso degli anni ha rivestito incarichi prestigiosi che lo hanno visto impegnato in numerose attività investigative e operative. Ha fatto parte della sezione antiterrorismo della Digos, della direzione centrale della Polizia di Prevenzione e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma. Per 3 anni è stato il comandante generale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale ed è stato vicequestore di Terni. Inoltre, quando il sisma ha colpito il centro Italia, ha seguito l'emergenza eseguendo funzioni di raccordo tra le prefetture e le questure di Rieti, di Ascoli Piceno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quello della Protezione Civile. Il lungo curriculum si arricchisce anche di numerosi encomi per un totale di 18 riconoscimenti ricevuti nel corso della carriera. Io mi sono occupato di estrema destra, di reati associativi normalmente. E ho fatto tanto territorio, ho fatto anche tanta. Normalmente il percorso è inverso, chi fa la volante poi va a fare la Digos. Io ho cominciato come funzionario della Digos del Servizio Centrale di Antiterrorismo e poi ho fatto 7 anni di controllo del territorio ed andavo girando vestito come lui. E quindi uscivo dalla macchina, che c'era scritto polizia, entravo e uscivo dalla macchina. E quindi sono cose profondamente diverse. Io ho lavorato a Roma. Su fenomeni, su macrofenomeni e su dimensioni di persone profondamente diverse da questa, però come lì, anche qui, la prossimità è la cosa principale. Tu non vai a fare il poliziotto alla cieca, ci vai dopo aver studiato e ascoltato la gente, e bisogna farlo sempre. Clemente, che ha già dato avvio agli incontri istituzionali, come con i sindaci Matteo Ricci e Palmiro Occhielli, è stato colpito anche dall'interazione tra la gente che non fa mancare il saluto per strada. Inevitabile, poi, il riferimento alla nuova questura che, in base al patto siglato ieri tra Comune, Ministeri e Demanio, sarà pronta entro il 2024. Il punto è che per fare la nuova questura occorre fare lavori, studiare, verificare tutto, è scritto nel protocollo che voi conoscete perfettamente. E a me piacerebbe essere ricordato come il questore della nuova questura, però non faccio l'ingegnere. Ha riportato una massima questa mattina, si può sempre fare qualcosa, dunque quali sono le sue strategie e i suoi obiettivi? La mia strategia è, prima di fare qualcosa, vedere dove si mettono le mani e studiare bene le cose. Io ho fatto tanta investigazione politica, tanta investigazione di tipo associativo, mi sono occupato di gruppi di estrema destra per anni. E anche lì tu devi studiare, non si va alla carlona, non si va a testa bassa, si ragiona e poi quando si prende la decisione si fa, senza se e senza ma.